faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Or a rookie, you save yourself first. Help me, please! What in God's name? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un nuovo gameplay ragazzi di questo E3 2018. Come avete appena visto a inizio video, andremo a parlare di Resident Evil ragazzi. Avete visto il trailer di Resident Evil con il pre-order che penso sia già disponibile e la data di uscita. Per chi comunque non l'avesse visto ve lo ricordo. Questo diciamo Resident Evil 2, questo remake, questo remaster diciamo di Resident Evil 2 sarà immesso sul mercato il 24 gennaio del 2019 ragazzi. Che dire di questo gioco? Questo gioco, questo Resident Evil è stato anche diciamo un altro titolo che mi ha colpito per quanto riguarda questo E3 2018, per quanto riguarda i suoi gameplay e tutto il resto. Anche questo secondo me un gioco di spicco di questo E3, però questo è un parere mio ovviamente, magari a qualcuno non piace, però io parlo da patito perché comunque ho giocato tutta la saga di Resident Evil tranne qualche capitolo, non so, tipo il Code Veronica o Resident Evil Survivor, che diciamo sono capitoli che secondo me, oddio, non tanto il Code Veronica, però il Survivor è stato un flop perché comunque all'epoca si giocava con la pistola, sì, era carino, era divertente, però niente di che. E come dicevo ragazzi, questo è un Resident Evil 2 totalmente rinnovato per quanto riguarda l'interfaccia grafica, per quanto riguarda un po' tutto. Ritroviamo un Leon Kennedy diciamo con questa grafica migliore che mai ragazzi, perché secondo me è stato migliorato parecchio. La Capcom ha fatto veramente un buon lavoro su questo gioco, come nei precedenti. Voglio dire, alla fine diciamo che Capcom come casa produttrice e Resident Evil come gioco non si sono mai persi e non ci hanno mai diciamo lasciati insoddisfatti per quanto riguarda il gioco in se stesso. Che dire ragazzi, a me questo gameplay e questo gioco, come ho già detto, piace in particolar modo perché li ho giocati quasi tutti e quindi penso di giocare anche questo. Non so se lo porterò sul canale perché comunque è un gioco diciamo che richiede i suoi tempi, andare, venire, trovare, fare, e quindi sarebbero dei gameplay molto molto lunghi, a meno che uno non lo giocherebbe in live. Però penso di giocarlo privatamente per cazzi miei insomma. E il mio parere ragazzi di questo gioco è molto positivo, anche perché è veramente veramente bello, veramente non ho sinceramente non ho obiezioni da fare a questo gioco ragazzi. Guardate com'è fatto e capite da soli insomma. Io questa qui è una piccola parte del gameplay che è stato giocato alle 3. Se volete vedere qualche versione integrale dovrete cercare su internet E3 2018 e vedere un po' tutti i gameplay. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, un saluto a tutti, al prossimo video. No mercy.